Al Teatro Bolivar, Nando Varriale, il protagonista dello spettacolo delle feste per sé e per i suoi, con la compagnia degli Alleria. Mia mamma è come tutte le mamme ansiose, non ci sta niente da fare, non riesce a... Io quando stavo a casa con i miei, a volte vedevo il treno, io vado giù e dicevo, nasa, che devi dire, ma ero camminato consiglio. Si attacca occhi di cuffia, ma come occhi utri. E ti dai da tutto, se succede qualcosa ti può pure salvare, anche con l'arma la pia. Quando succede tu fatti mettere il cervello, ringraziando il Signore, che lavora tanto, dico io, che succede una cosa bella, un reale ci mette in corna. Dovevo andare a New York, in zona italiana, Little Italy, a fare un spettacolo dei musicisti. E poi mi piatti giù, che tu sapendo che lo problema a voi, annullarono l'evento. Ma Cuccioletto va con lui, cioè si pensava, poi faceva apposta per la fa mettere paura. Ma lui va, mamma, va con lui, va a mannaggia lì, la tua sai, si con te, e lo fai apposta, tu sai che sono ansioso, ma manco i tagli c'è luce, mamma non si va più. Non ti preoccupare, quando vai, non lo so. No, perché tu conviene, la vita terroristi e bombe, ti rompi più, c'è ancora normale, sono stufato, dice, mamma, non ti preoccupare, parla dei resti, ce l'ha. Ma no, appena si saranno calmate le acque, vai pure, che dopo mai agitare questi draghetti, sarà che mannazzi la rete, ma questa è una cosa così. Il 28 e 29 dicembre al Teatro Bolivar, Nando Varriale è protagonista di Per sé e per i suoi. Uno spettacolo ampio, uno spettacolo che tra le tante cose tratta il ruolo e la condizione dei comici a giorno d'oggi. Vabbè, io la tratto in chiave scherzosa perché il primo tempo verte un po' sulle problematiche che fa parte del nostro ambiente, che è un po', insomma, così, è divertente visto da fuori, ma dentro è un po' da discutere. E così mi sono divertito ad accentuare e a ampliare un po' le problematiche in chiave comica. E il secondo tempo poi verte un po' sulle contraddizioni del presepe, un po' come se fosse un sogno in cui io entro ed esco dal presepe nel momento in cui divento pastore e poi divento umano. Dunque vivo le situazioni del presepe con la gente del presepe e poi ne esco fuori da critico, diciamo. E gioco un po' sulle contraddizioni appunto del presepe e sul punto di vista napoletano di vedere il presepe. Cioè se il presepe fosse napoletano e se le storie che sono successe sul presepe fossero vissute a Napoli, sui quartieri spagnoli o altrove. Dissacrante e attuale come sempre, tu sei anche autore naturalmente del tuo spettacolo, dei tuoi testi. Come l'hai pensato, come l'hai immaginato e poi come l'hai portato in scena? Dissacrante è una prova questa qua, perché io non sono mai stato dissacrante, nel senso che ho trattato sempre argomenti della quotidianità. Così, tratto molto sulla famiglia, sullo scontro generazionale. Oggi mi sono dato un altro indirizzo, ho voluto un po' rischiare volutamente. E anche a rischio di farmi del male, però non mi interessa, è importante osare. È un modo nuovo di... no, nuovo no, perché qua nessuno si inventa nulla, però mi sono voluto sperimentare su altre problematiche. Una sperimentazione vincente, visto il grande successo di pubblico, e anche una sperimentazione che ti vede non solo sul palco, c'è un accompagnamento d'eccezione, quello degli Alleria. Certo, è un punto molto importante, per me è un po' la luce dello spettacolo, sono 7 musicisti, non perché suonano con me, ma sono molto bravi, sono musicisti doc veri che hanno studiato al conservatorio, ma sono anche molto comunicativi, dunque questa cosa è molto bella, abbiamo dato degli intermezzi musicali alla recitazione, abbiamo anche inserito un po' di poesia, abbiamo cercato di dare un poco tutto a coloro che ci sono venuti ad onorare, insomma, a vedere lo spettacolo. E poi non so, vedremo la gente come è, il pubblico quello che decide poi se lo spettacolo piaccia o no. Io sono contento, sono soddisfatto, che mi sono divertito e ho la coscienza a posto. Siamo con Eugenio Solla, frontman degli Alleria, che accompagnano Nando Varriale in questo divertente e non solo spettacolo. Allora, questa partecipazione, questo modo di accompagnare le emozioni sul palco, cosa rappresenta? Per noi è stato uno straordinario modo di fondere due arti diverse ma parallele, come la musica e il teatro. C'è un Nando Varriale straordinario che, quando ci passò i copioni, ci fece rimanemmo un attimino esterefatti dalla profondità di alcune parti dello spettacolo, che poi si sono dimostrate funzionalissime e divertentissime, tra l'altro,
anche perché Nando è conosciuto nell'ambiente proprio per la sua spontaneità e la sua bravura nell'interpretazione. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio, cercando di diffondere al meglio quella che poteva essere la tradizione napoletana, quindi l'estrazione della musica partenopea, a quelli che erano i testi dello spettacolo, e credo che l'esperimento sia riuscito bene perché ieri ci sono stati diversi consensi, quindi da parte nostra una gioia immensa e una gran voglia di ripetere lo spettacolo questa sera per tutti gli ospiti. Dopo il grande successo del live di Rocco Ante, lo spettacolo straordinario delle feste di Nando Varriale, il 2014 con cosa si apre il Teatro Bolivar? E apriremo alla grande dall'11 e 12 gennaio con Rosario Giglio e la sua compagnia, lo spettacolo La Mandragola Carpazzica, dove io invito tutti, perché uno spettacolo da vedere. Dopo la chiusura alla grande di quest'anno con Nando Varriale, riapriremo alla grande un buon 2014. Allora, un vigile urbano a Napoli ha visto un alieno alle 10:30 di mattina. Mi volesse sapere, un alieno, un marziano, 10:30 di mattina, Nando Varriale che ci fa? Piazza San Marco a Venezia, un caffè 8 euro e non è corretto. Fare l'amore ogni sera allunga la vita, mia moglie lo rambesse. San Giorgio a Cremano, il marito tradito, la lascia e lei ingoia veleno per topi. Ah, zoccola. Belen, mio figlio Santiago è la cosa più bella che ho fatto nella mia vita. Che non se l'aspettava che la sciaccarella sapeva qua a fare i figli, capito? Da Città della Scienza, la festa degli auguri di Manager Italia Napoli. Ma veramente quello di prima, che mi guardo una domanda, ma io sì, mi sono aerolina, aerolina. Io volevo dire che a Napoli il problema dei rifiuti sicuri. Guarda, ti rendiamo meglio. Ma ci provo da ieri, con quel lavoro che sta facendo, perché i palloncini a mia caraccia. Cosa vuoi col Batman? Vieni! Tu l'uomo ragno! Vieni! Che bei personaggi. Che poi la ieri ha dichiarato, adesso qui non sarò più sindaco! Mi occuperò di miei nipoti a Roma, da tanto tempo! C'è già i nipoti, la Iacolina Russo sul barricato. Ah no, gli aerolinei! Mi vado, tu andai così, e poi lo guardi la famiglia di Iacolina. Ehi nonna, ti ho portato un regalo, a me sono! Siamo con Rossella Bonaiti, presidente di Manager Italia. Stasera qui a Città della Scienza ci sarà un evento, una consuetudine per questo sindacato, appunto la festa degli auguri. Allora, di cosa si tratta? Allora, noi tutti gli anni organizziamo un incontro che è appunto la serata degli auguri. Quest'anno abbiamo deciso di darci un po' di allegria, visto che professionalmente sono stati anni veramente duri, e quindi abbiamo deciso di regalarci un momento spensierato con un bello spettacolo di Gigi Ross direttamente da Made in Sud. Però noi non dimentichiamo mai né la solidarietà sostanzialmente, e quindi anche in passato abbiamo organizzato delle raccolte fondi, e questa volta abbiamo deciso di fare una raccolta fondi nei confronti della Città della Scienza, che reputo essere un fiore all'occhiello del nostro territorio. L'ho appena detto, appunto, ha parlato di Città della Scienza, questa location fondamentale per Napoli, non solo per la cultura in generale. Ma cosa si può fare, lei che ha questo osservatorio privilegiato per Città della Scienza e per Napoli? Guarda, i manager possono fare molto, possono mettere a disposizione le loro competenze e la loro professionalità. Manager Italia già lo fa facendo anche dei lavori di volontariato professionale nei confronti di quelli che sono le istituzioni e gli agenti proattivi del nostro territorio. Quindi noi prestiamo in maniera volontaria la nostra opera, mettendo a disposizione quelli che sono anche il bagaglio dei nostri valori, che sono quelli del valore in generale, della competizione, ma della competizione quella giusta, quella seria, e dell'impegno. Siamo con Silvana Rizzo, vicepresidente di Manager Italia, un'associazione questa, un sindacato che opera da molti anni, che in tutto questo operare ha raggiunto diversi successi appunto nel settore. Qualcuno di questi è il bilancio.
Bene, Manager Italia Napoli, oltre ad avere un'attenzione a quelli che sono i propri iscritti, che sono appunto i lavoratori del terziario, ha sempre mantenuto negli ultimi anni, soprattutto questo consiglio, un'attenzione a quello che è il sociale, ai giovani, e quindi ogni manifestazione che organizziamo, solitamente almeno due, la serata degli auguri e il Meet Club nel periodo estivo, sono particolarmente attenti a questi temi. Quindi i giovani, lo stimolo e le nuove iniziative che possono venire dai manager e anche dal mondo universitario sono queste occasioni sempre di riflessione e di nuovi spunti. Anche stasera appunto questa raccolta fondi finalizzata alla costruzione e ricostruzione di Città della Scienza rappresenta un punto importante? Assolutamente sì, infatti la sede stasera è proprio qui, Città della Scienza, nella Sala Newton, proprio per cercare di stuzzicare nuovamente il popolo napoletano e campano tutto per riavviare quella che è la raccolta dei fondi, ed è per questo che ovviamente abbiamo cercato di dare il nostro contributo come associazione nella nostra serata. Siamo con il dottor Ciro Turiello, vicepresidente di Manager Italia Napoli. Cosa rappresenta l'evento di stasera qui a Città della Scienza? Un evento, una festa degli auguri, una ricorrenza, una consuetudine, ma anche un'opportunità per Città della Scienza attraverso la vostra raccolta fondi? Sì, Città della Scienza è per noi un passaggio obbligato. Città della Scienza è, credo, sicuramente una delle più grandi conquiste che abbiamo ottenuto in questa città negli ultimi anni. Io credo che la categoria dei dirigenti deve fare in modo e deve contribuire a far sì che Città della Scienza non solo ritorni a essere quella che è stata nel corso di questi anni, ma che sia sempre di più quell'incubatore e quel contenitore di opportunità di cui questa città ha bisogno. Io credo che questa Città della Scienza si rispecchia rispetto all'ingegno di questa città. Siamo con Luigi Amodio, direttore generale di Città della Scienza. Cosa rappresenta l'evento di stasera per Città della Scienza e per la città di Napoli? Ma rappresenta per noi sicuramente l'ennesima testimonianza di vicinanza a Città della Scienza dopo quello che è successo nel mese di marzo, testimoni appunto che però sono anche tanti i manager a Napoli che lavorano, producono, dirigono le proprie aziende anche in un momento di crisi così profonda, a dimostrare appunto che a Napoli ci sono delle risorse importanti che servono alla città e servono al paese. Guest star della serata è Volti Noti di Made in Sud. Cosa rappresenta l'evento qui stasera per voi? Già tanto che tu abbia detto Volto Noto di Made in Sud, e quindi sono già felice, posso anche andare a casa, mangerò un panzarotto e poi via verso nuove avventure. No, che cosa rappresenta questo luogo? Ah beh, per tutti noi rappresenta qualcosa di molto importante che purtroppo dovrebbe essere rivalutato, perché per la colpa di qualcuno poi tutti pagano dei brutti gesti, e soprattutto abbiamo paura di quel foro sul palco, perché sappiamo già che cadremo appena metteremo il piede lì, parlo in dizione. Grazie, no, grazie a voi. Napoli, uomini e donne. Grazie a voi, Napoli ha avuto un grande successo. Ma siamo al terzo posto, cioè non ci possiamo lamentare, con un cannoniere come Bolide quest'anno. A parte i scherzi. Mi sono allenato bene quest'anno, mi sono allenato bene, ho iniziato la preparazione. Quanti gol hai promesso? Credo una superata la ventina, superò la ventina, sì. Più di Higuain. Sì. No, fai una domanda seria, io darò quasi una risposta seria. La comicità, grazie a voi, la comicità partenopea, la comicità meridionale, grazie a voi, tutto grande successo e grande visibilità. Un'opportunità ma anche una responsabilità questa. Ma un'opportunità, bella domanda, sei Marzullo? No, una bella responsabilità, perché siamo giovani, quindi avere la fortuna di poter fare un programma del genere su Rai 2, no, abbiamo molta paura, cioè ce n'è ancora tanta di strada da fare. Quindi pure io, che dopo il Magazzino Foto non me levano proprio in due programmi, capito? Non è vero. Fanno i tagli allo spettacolo. Io già tengo, si capisce che tagli tengo, voglio dire, allo spettacolo, tagli. Battuta. Tagli. Sei una freddura, diciamo, all'italiana. Sì. Matrimonio, prima! Padre, dove devo filmare? Dopo? Avvocato, dove devo filmare? Subito, allora! Un matrimonio l'acqua! Bravo!
Luca Sepe, numero in campo. Quando inizi con grande origine che mi stai pigliando in giro, insomma. Numero 4. Numero 4 simbolico, perché come puoi vedere dal mio abbigliamento totalitario, un anfibio non è certo, diciamo, la mise più giusta per poter improntarsi ad una partita di pallone, però sono qui per dare un calcio d'inizio simbolico. Le mie condizioni fisiche o allerotiche non mi consentono di giocare l'integrità della partita, ciò non toglie che era importante, così come la manifestazione, perché lì dove c'è beneficenza io cerco sempre di esserci, per quanto spesso possa accadere soltanto per un attimo. E dunque dare un calcio d'inizio da testimonial di questa manifestazione. Ecco, stiamo inquadrando le scarpe. Lo so, sa da fa. Vieni qua, Simafor. Lui non parla, lui dice solo una cosa. Cosa dici? Simafor. Ecco, puoi andare. Cioè, tutto questo però va bene così. Insomma, questo è anche lo spirito giusto che porta allegria anche lì dove l'allegria, sappiamo, ahimè, soprattutto in momenti dove siamo tenuti, secondo me, a fare beneficenza, perché io dico sempre che noi artisti con poco possiamo fare molto. E allora io ne sono veramente felice ed entusiasta anche oggi qui al campo di Marianne. E quindi noi mettiamo come sempre il cuore in campo. Sempre, il cuore è sempre in campo, noi lo facciamo da tifosi ed è giusto farlo anche da protagonisti di queste iniziative che sono giuste. Ce ne vorrebbe una al giorno, ma insomma sappiamo anche il momento storico che viviamo e lodi quindi a chi riesce, nonostante le problematiche attuali, ad organizzare eventi di questo tipo. Alla partita del cuore il primo cittadino con assessore di Marianella. Per dare un calcio d'inizio. Sicuramente. Io innanzitutto ringrazio tutti coloro che con questa testimonianza, con questa presenza, gli attori di Made in Sud e non solo, le associazioni, Angelo Iannelli, la scuola calcio e in modo particolare chi dà l'anima e il cuore per questa manifestazione, cioè il mio assessore qui vicino, hanno voluto testimoniare in questo periodo natalizio una giornata di sport e solidarietà, oltre che di spettacolo sicuramente, non mancherà. Quindi ai cittadini di Marianella e non solo voglio testimoniare la nostra presenza in questi giorni anche di crisi profonda, voglio dire, a testimoniare con un po' di gioia, di sport e di solidarietà la nostra vicinanza. Complimenti a lei che comunque dà una mano per realizzare queste manifestazioni, al comune, all'assessore che si è vestito di tutto punto con la maglietta numero? No, senza numero, per par condicio senza numero, quindi il grande connubio sport e solidarietà. Ringraziamo veramente il sindaco di cuore, ma non lo dico per ciancioneria, ma veramente di cuore per quello che fa, quello che ci dimostra sempre, diciamo, in ogni manifestazione, ogni cosa. Grazie veramente di cuore, sindaco. Perché qui trocatissimi non ce ne sono. No, sono tutti bambini, i trocati sono grandi, i bambini sono bravi, e innocenti. C'è sempre qualche juventino. Però sono cose da correggere, che poi sono malattie che passano. Nello Iorio alla partita del cuore qui a Marianella per dimostrare il suo affetto e il suo cuore nei confronti di persone meno fortunate di noi. È chiaro, io sono venuto anche con i miei figli, fra l'altro, quindi sono venuto a fare una passeggiata, mi sembra pure giusto, che nonostante che non si vede, ho giocato a pallone, quindi... Non si vede. No, si vede. Va spiritoso. E quindi, avendo giocato a calcio, capisco la passione che ci mettono i bambini a questa età, che per loro è ancora una cosa pulita. Fino a quando non ci entrano i genitori in mezzo, però. Curraci a pacchino, ci devi fare tu, ci devi fare tu, fateli divertire e basta. Perché sennò i genitori sono? Drogati. Michael Bublé alla partita del cuore, per cantare in inglese o in napoletano? Ma più in napoletano, perché il vero Michael Bublé pensa sta in Canada o da qualche altra parte del mondo. Ma più che altro non siamo qui per cantare, ma per partecipare a questa iniziativa. Noi siamo sempre presenti, con me anche oggi nello Iorio, Luca Sepe e altri artisti, per, insomma, come diceva Angelo Iannelli, il mondo dello spettacolo che si unisce a quello della solidarietà. Noi siamo qui e lo scopo principale è questo, poi il lato artistico oggi viene messo da parte. Questi occhi parlano e gli amici a casa sicuramente l'hanno riconosciuto, perché è un bellissimo volto, un volto conosciutissimo. Ciao. Non sono contento di stare qui a questo evento, perché è veramente una cosa eccezionale, vedere tanti bambini per una causa così bello, e non lo so, riempie il cuore, poi a ridosso delle festività. È una partita del cuore e quindi voi ci mettete il cuore. Sì, è una cosa eccezionale. Diciamo che noi siamo a servizio, però in realtà veramente ci arricchiamo tutti i giorni di eventi del genere. Se sono fatti realmente col cuore, veramente è una gioia vedere questi bimbi. Angelo Iannelli, organizzatore, promotore, regista, devo dire tutto, è colui che regala sorrisi per la partita del cuore qui a Marianella.
fresco fresco tra il primo e il secondo tempo, tanto fresco no, Angelo? Sì, un po' stanco, perché poi organizzare, chiamare gli artisti, gli amici in un evento di solidarietà è una bella soddisfazione. Poi quando le soddisfazioni sono nel proprio paese, quando di mezzo c'è la solidarietà, è una bella soddisfazione. Io sono contento che per la seconda volta qua nella città dove vivo, Marianella, vi è questa bella manifestazione. Ringrazio i tanti artisti che nonostante gli impegni si sono prodigati per il sociale, ringrazio anche l'amministrazione comunale, la società Calcio West Marianella. Sono felice, sono contento, perché quando si usa il cuore e poi la mente, Dio ci aiuta. Tutta questa bella giornata, tutta questa bella gente sta a significare che possiamo fare qualcosa di buono. Sinceramente mi definiscono l'ambasciatore del sorriso, non posso fare altro che a Natale regalare il sorriso alla gente che merita, ai deboli, alle persone che hanno bisogno d'affetto. Sono contento che anche questa scuola calcio abbia avuto questa bella manifestazione. Finché vivo darò il massimo in tutti i campi della vita, dal sociale alla cultura alla vita. Non solo col sorriso, Angelo, ma anche con gli occhi tu comunichi tanta bontà, davvero. Adesso mi emozioni, dai. Gli occhi sono lo specchio della vita, io dico lo specchio della vita. I miei occhi guardano al bene, e finché c'è il bene c'è l'amore, quando c'è l'amore c'è la pace, e quindi posso soltanto dire grazie anche a voi di Eventi in Anteprima, di Mario Barone, una persona squisita che è sempre disponibile a questi eventi di solidarietà. Continua così. Giovanni, partiamo dalle origini. Come nasce questa tua passione? È iniziata da quando mi sono sposato e quindi ho iniziato a realizzarli a casa, quindi per i miei figli. Senti, stiamo vedendo queste tue meraviglie. La particolarità dei tuoi presepi è la pietra, esatto, è vero? Esatto, rispetto al tradizionale che si usa il sughero, io li realizzo in pietra e quindi uso una pietra di Pestum e un'altra pietra che è tufo etrusco di Cerveteri, e quindi cerco di dare, ecco, alla pietra tutto ciò che sia naturale, che in effetti anche nella colorazione non altero il colore della pietra, e quindi coloro con l'enne o dei piccoli tocchi di colore. Poi i colori naturali sono tutti colori, sì, naturali. Rispetto, ecco, amo molto la miniatura, perché comunque, ecco, come se lei ha visto, questo è un pezzo più grande, però cerco sempre di dare delle piccole miniature con vari materiali da riciclo, quindi che sia il ferro, che sia la ceramica, che sia qualsiasi cosa, cerco di ispirarmi e creare delle piccole opere. Senti, in che periodo dell'anno inizi a lavorare i presepi che poi sono pronti per il Natale? Io non finisco mai di lavorare, sto sempre di notte, perché è il momento più bello che, ecco, per la mia creazione. Si possono trovare in commercio o in genere sono solo in esposizione? È una collezione che io comunque, ecco, per la gioia, ecco, di mostrarle, è questo che mi gratifica molto, ecco, anche per far vedere queste mie opere che mi danno tanta gioia, e quindi spero di trasmettere queste emozioni che io, anzi colgo l'occasione di ringraziare diciamo il Santa Lucia che mi ha dato questa possibilità di esporre le mie opere. Dal Teatro Bolivar si chiude l'appuntamento settimanale con Eventi in Anteprima TV. Per rivedere le puntate visitate il sito eventinanteprima.it e in streaming su www.anteprimatv.com.